Ciao ragazzi, siamo qui al Vigamus nell'Epson Multimedia Conference Center con due nostri cari amici e protagonisti del retro game e nuovi collaboratori del Vigamus, Video Game Museum of Rome, Mauro Corbetta e Andrea Pastore. Figure che per il popolo dei retro gamer non hanno bisogno di presentazioni: Mauro di Approdo e Andrea di Dizionario dei Videogiochi, uniti insieme in un progetto spettacolare chiamato Riviste Videogiochi, progetto che da oggi entra in pianta stabile all'interno del Vigamus. Allora, che cos'è il progetto Riviste Videogiochi e in che modo, svelateci in che modo siete entrati dentro al Museo del Videogioco di Roma? Beh, Riviste Videogiochi è un progetto di preservazione delle vecchie riviste videogiochi. Fondamentale perché ormai questo patrimonio si sta perdendo, quindi lo stiamo portando in digitale, in formato in alta risoluzione, in modo che tutti possano fruire di questo patrimonio, di queste informazioni. Il progetto è nato quasi per caso. Io ho cominciato sul mio piccolo blog a fare delle scansioni di prova, la rivista Computer per Videogiochi, che è la mia rivista nel cuore. Tutti noi abbiamo, vecchi giocatori, una rivista che siamo affezionati. E mi ha contattato Andrea con il suo ben più grande progetto Edizione dei Videogiochi, che era già un po' più avanti, e abbiamo deciso di fondere queste due iniziative in un nuovo portale che racchiude tutti i lavori che facciamo. Lo scopo ultimo è di preservarle tutte, dalla prima rivista, che è quella Videogiochi della Jackson, a oggi. E Andrea, in che modo proprio fisicamente questo bellissimo progetto Riviste e Videogiochi ora è qui nel Vigamus? Allora, come al solito, anche parallelamente al discorso che ha fatto Mauro, diciamo che è nato tutto per caso. Io anche, come lui, avevo messo online già da parecchio tempo il sito del Dizionario dei Videogiochi e avevo una rivista nel cuore, era K, quindi ho detto, vabbè, vediamo un pochettino quello che si può fare, insomma, con la fusione di un progetto altrettanto simile. Così mi sono, diciamo, in un certo senso alleato a Mauro nella scansione di queste riviste, per la preservazione ovviamente, anche per metterle poi disponibili per tutti quanti. E parallelamente poi abbiamo conosciuto anche Marco e abbiamo parlato del nostro progetto e abbiamo detto: ma si può sfruttare in qualche maniera la cosa per farla conoscere un pochettino di più al pubblico? E così diciamo che abbiamo in un certo senso sviluppato questo progetto, questo totem, per ovviamente la consultazione di queste riviste e per ovviamente farle conoscere, diciamo, a tutti quanti. Ecco, spieghiamo meglio di che cosa si tratta. C'è un vero e proprio totem nella sala conferenze del Vigamus, dove con un sistema di interfaccia molto semplice, quindi un pad come quello di una moderna console, si può sfogliare attraverso le varie testate, scegliere il numero da consultare e poi sfogliare proprio le pagine una per una, zoomarle e leggerle per intero, perché voi avete fatto un'opera fantastica, le scansioni sono ottime, sono chiare, si riesce a leggere tutto, ma la cosa più bella è che l'opera è titanica, quindi ora sono presenti i primi numeri di alcune delle riviste, ma ogni mese all'incirca avremo una build nuova del vostro database e quindi, diciamo, queste meroteche virtuali si espandono. È un costante aggiornamento, il discorso è anche quello, cioè nel senso, già era stato tentato tempo addietro il discorso della scansione con altri progetti che ci sono ancora tuttora in rete. Ovviamente noi diamo un prodotto di qualità, quindi le scansioni sono di ottima definizione, non hanno nessun tipo di watermark, quindi sono pulite 100%, e quindi si dà la possibilità veramente alla persona in sé che ha la voglia di risfogliare di nuovo, anche per puro vintagismo, una vecchia rivista nella maniera più pulita possibile, cioè esattamente il prodotto come se lo avesse davanti, però in formato digitale. E poi annunciamo anche una cosa importante, che per noi la vostra entrata nello staff del Vigamus non significa solamente avere, ripeto, questa collezione in costante aumento di un patrimonio culturale importantissimo come le vecchie riviste di videogiochi, ma significa anche lanciare un progetto di valorizzazione dell'editoria specializzata, in cui cercheremo di portare qui nel Vigamus tutte le persone che hanno fatto grande l'editoria, esatto, di settore. Quindi avremo degli ospiti, alcuni virtualmente, alcuni fisicamente, che voi porteremo insieme qui.
Sì, esatto, il progetto che sta riscuotendo molto successo. Sono stati contattati da redattori o ex redattori, nonché case editrici, che ci si complimentano con noi, quindi ci siamo resi conto che la cosa deve crescere, perché è sì importante portare il prodotto che è la rivista, ma anche portare le storie che stanno dietro. C'è molto patrimonio, ci sono aneddoti, storie, persone che hanno lavorato e che hanno predetto il futuro dei videogiochi e meritano di essere ricordati. Quindi sì, a ogni nuova implementazione della postazione, perché è un lavoro lungo che si porterà per anni, cercheremo di far conoscere queste persone e porteremo, spero, tutte qua al Vigamus per presentarvele e per far conoscere ulteriormente le riviste. Proprio da quel tacchiano. Faremo praticamente la storia nella storia. Perfetto, e io direi quindi di chiudere questa presentazione, questa breve intervista, dicendo a tutti gli appassionati di videogame e di retro game in particolare di aiutare Mauro e Andrea spedendo eventuali copie fisiche, scansioni, immagini, ogni tipo di materiale che così loro possono condividerlo poi con tutti noi, con tutto il popolo di videogiocatori. Dateci semplicemente un indirizzo a cui le persone possono spedirvi contributi per darvi una mano. L'indirizzo è info@theaven.it. Perfetto, allora ci vediamo prossimamente per una dimostrazione pratica di come funziona questa macchina. Perfetto. Ciao a tutti!